La retrocessione è sempre un momento di grande dolore sul piano sportivo. Certo, un epilogo sostanzialmente annunciato, ma pur sempre molto triste. Da vivere non in modo drammatico, se possibile sereno. Si parla pur sempre di calcio, soprattutto come un'opportunità per ripartire da basi credibili. Primo obiettivo, azzerare e rifondare. Come? Tornando a fare calcio. Un'abitudine che a queste latitudini si è persa da un bel po' di anni. Sotto il profilo economico la Serie C è un bagno di sangue. Ecco perché il progetto non può che essere tecnico, altrimenti si rischia di brutto. Servono idee, organizzazione, scouting e attribuzione, senza ingerenze di responsabilità e competenze. Delegare è una necessità anche e soprattutto per motivare tutte le componenti di un management aziendale. Nella vita lo sport non fa eccezione, si raccoglie sempre ciò che si semina. Nell'ultimo anno e mezzo le scelte del club sono state sonoramente bocciate dal campo. La maggiore percentuale di meriti o demeriti è sempre riconducibile a chi è a capo di un club, ovvero al presidente. D'obbligo dunque una profonda riflessione per ricostruire davvero dalle fondamenta, senza più improvvisare. Domani l'ultimo atto all'Adriatico, la Salernitana di Fabrizio Castori, seconda in classifica in lotta per la promozione diretta in A. Con una vittoria granata al sicuro, a dire il vero anche il pareggio, a patto che il Monza, terzo, a due lunghezze di ritardo dai campani, non superi il Brescia in casa. A parità di punti, infatti, sarebbe premiato il team lombardo in virtù degli scontri diretti, due successi su due. Le probabili formazioni: Pescara senza lo squalificato Scognamiglio, Fiorillo Trepali, Gut, Volta, Sorensen e Masciangelo in difesa, l'ex Busellato, Valdifiori e Macina a centrocampo, davanti Vokic e Capone a supporto di Odgaard. Salernitana schierata col 3-5-2, Bellez Trepali, Bogdan, l'ex Gomber e Mantovani nel cuore della difesa, Casasola e Jarocinski, altro ex, sulle fasce, a centrocampo Capizzi, Di Tacchio e Keane. In attacco il tandem Gondo-Tutino. Di seguito le immagini di diversi precedenti all'Adriatico. 27 novembre 1994, poker della Salernitana di Delio Rossi. Nel primo tempo però i biancazzurri di Giorgio Rumignani, esonerato la settimana successiva dopo il KO di Perugia, al suo posto Franco Oddo, sprecano l'impossibile. Nella ripresa le reti di De Silvestro, Pisano, Ricchetti, ancora Giovanni Pisano, gol della bandiera di Federico Giampaolo. 9 giugno 1996, ultima giornata di campionato, Salernitana in corsa per la promozione in A, finisce 1-1. A Giovanni Pisano risponde Giampaolo, partita consegnata alla storia per i gravi incidenti sul campo a fine match. 18 maggio 1997, Pescara di Delio Rossi strapazza la Salernitana di Franco Varrella. Giampaolo sblocca, 2-0 di Renato Greco, tris di Ottavio Palladini, magistralmente ispirato da Federico Giampaolo. 22 marzo 1998, il Pescara rivitalizzato da Adriano Buffoni, subentrato a Maurizio Viscidi, ferma la marcia della super capolista, poi promossa in A, allenata dall'ex Delio Rossi. Pomeriggio da incorniciare per Paolo Bordoni, prodezze in serie, soprattutto il rigore sventato al bomber di quel campionato, Marco Di Vaio. 20 dicembre 1999, match nervosissimo, siluro del solito Gelsi su calcio franco, quindi Zanutta a terra, Vannucchi sì ma fuori area, autentico abbaglio della terna diretta da Serena di Bassano del Grappa, errore clamoroso sul dischetto freddissimo David Di Michele che spiazza Aprea, ripresa bravissimo Nicola Zanini, l'attaccante biancazzurro scippa il pallone a Drazen Bolic e rifinisce per Maurizio Rossi. Pescara di nuovo avanti, vantaggio tuttavia annullato dalla Perla su punizione simil Gelsi di Igli Vannucchi. Finale rovente, carico di tensione, doppio cartellino giallo per Maurizio Rossi, furibondo lo stesso Max Allegri, che prende la via degli spogliatoi. 10 febbraio 2018, successo del Pescara di Zeman, grazie a questo gioiello su calcio franco di Gaston Brugman.